Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Vitatox. A cosa serve? Vitatox ha un medicinale veterinario a base del principio attivo sorbitolo più glucosio anidro più complesso vitaminico, appartenente alla categoria degli minerali, nutritivi, disintossicanti e nello specifico polivitaminici, altre associazioni. È commercializzato in Italia dall'azienda Fattro Industria Farmaceutica Veterinaria S.p.A. Vitatox può essere prescritto con ricetta RRV, ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Fattro Industria Farmaceutica Veterinaria S.p.A. Concessionario: Fattro Industria Farmaceutica Veterinaria S.p.A. Ricetta: RRV, ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile. Principio attivo: sorbitolo più glucosio anidro più complesso vitaminico. Gruppo terapeutico: minerali, nutritivi, disintossicanti. Forma farmaceutica: flaconi iniettabili. Confezioni: Vitatox soluzione iniettabile flacone da 50 ml cani e gatti. Principio attivo: vitamina A400UI, colecalciferolo, VIT. D3, 2000UI, tiamina 0,357 mg pari a tiamino cloridrato 0,4 mg, acido ascorbico, VIT. C, 8 mg, nicotinamide, VIT. PP, 1,2 mg, sorbitolo 50 mg, glucosio 50 mg. Indicazioni: ha indicato nelle intossicazioni post-infettive, alimentari, gravidiche o d'altra causa. In caso di emorragie, astenie, deperimenti, convalescenze, ipovitaminosi e nelle forme allergiche. Come coadiuvante nella terapia delle diarree. Posologia: va somministrato per via sottocutanea, endovenosa lenta, endoperitoneale o intramuscolare. Cani e gatti: 10-15 ml/capo. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.